Ciao, in questo video vedremo come pannellizzare un cicuto stampato e quali saranno i vantaggi. Cosa significa pannellizzare? Vuol dire mettere più figure del circuito su un pannello, che a livello hobbistico può solo servire per risparmiare sui costi di produzione. Infatti, se si affiancano più figure si risparmia sul costo finale. A livello industriale invece la pannellizzazione ha un'importanza maggiore perché occorre poi il bordo per montarlo nella macchina di saldatura. Oltre ad avere più figure, ma anche se fosse una figura sola, serve il bordo almeno sui due lati per montarlo su questo carrello qua ed andare in saldatura ad onda. Su queste due bandelle dove viene preso il circuito occorre uno spazio dove non ci siano i componenti, che è appunto quello spazio qua o quello spazio qua, dipende da dove si infila nella saldatrice. Quindi abbiamo queste bande qui che si chiamano bandelle laterali. Queste qui sono linee di rottura o scoring. Lo scoring viene fatto con delle fresette a V come questa, che incidono sui due lati a 30 o 45 o 60 gradi. Il circuito si avvicina molto e quindi lo spazio di rottura è questo, quindi facendo leva si spacca. Ritorniamo di qui, quindi abbiamo le linee di rottura, i fiducial qui si vede poco, ma sono dei pallini che servono alla macchina che piazza i componenti, la pick and place, a fare l'allineamento. I fiducial di solito li mette il costruttore di cicuti stampati, fa anche dei fori per poterla fissare nella macchina di foratura per un processo di produzione. Questo qui è un altro sistema di pannellizzazione, quindi questo qui è solo a scoring, quindi solo a spacco. Qui viene usato un sistema misto, quindi fresa più i testimoni di rottura, quindi ci sono tanti forellini qui dove avviene lo spacco. Questo qui è un altro esempio che ho trovato su come ottimizzare al massimo un pannello. Infatti qui vengono inseriti tanti file Gerber, tante figure, quindi una è questa, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 7-8 figure tutte sullo stesso pannello. Qui c'è la fresa e i testimoni di rottura. Qui si vede bene lo scoring. Ho qui un misto scoring più fresata. Dove si usa lo scoring e dove si usa la fresa? La fresa di sicuro si usa dove bisogna fare delle scontornature, quindi dove non è lineare, oppure dove serve che il bordo sia rifinito in modo perfetto, perché lo scoring nella parte dove viene rotto il circuito presenta delle piccole imperfezioni. Se il circuito stampato deve essere infilato in una scatola dove ha delle guide, potrebbe fare fatica a entrarci o potrebbero non avere tutte uguali le misure i vari circuiti stampati. Questo è un altro trick che di solito si fa quando c'è un circuito d'angolo retto: la fresa non riesce a fare i 90 gradi e di solito si usa fare un forellino. Magari lo vedremo in un video di approfondimento. Per pannellizzare, io ho trovato un software gratuito su GitHub che si chiama Gerber Tool. Trovi il link in descrizione. E sotto licenza MIT si può usare per uso commerciale e per uso privato, con modifiche si può ridistribuire mantenendo la licenza, il copyright, eccetera. Per installarlo bisogna andare su Release, 4 Release, andare su qui, scaricare il file zip e scompattarlo. Scompattarlo in una cartella, io l'ho già fatto, dove troviamo dentro tante altre cartelle. Quella che ci interessa a noi è Panelizer. Volendo potete vedere anche le altre, se no altre utility. Questo qui è un viewer per visualizzare Gerber. Il programma quindi va solo copiato, non serve installarlo perché dentro in Panelizer c'è già un eseguibile. La prima volta che lo lanciate, Windows vi dirà che non è genuino, poi dite lì ok, andate avanti e usatelo. Scarichiamo i file Gerber da due progetti. Io ho aperto questo progetto qui, termostato di casa con sensore qualità d'aria, se vuoi andare a vedere il video. Quindi esportiamo lo zip. Export Gerber file, export Gerber, continua e salviamo. Andiamo su un altro, perché cosa faremo? Metteremo sulla stessa piastra di rame più figure. Export Gerber, qui vedi già che ha lo stesso nome, mi mette uno tra parentesi, però noi sappiamo che sono due circuiti diversi. Apro il mio Gerber Panelizer, lo metto a pieno schermo, faccio file new, vado in panel property e gli dico la larghezza. È 100% e mi dice che le board sono distanziate 2 mm. Adesso facciamo 3 perché voglio farti vedere una cosa. Questo qui è il riempimento di rame per la parte non utilizzata, vabbè, non ci interessa. Questo qui serve per non generare i forellini. Questo qui va messo perché sennò dopo quando genera il Gerber genera un'infinità di Gerber per tutte le figure, invece così genera solo il file complessivo. A questo punto bisogna prendere i file appena scaricati e qui e trascinarli dentro. Ingrandiamo. Hanno già le dimensioni delle nostre figure.
si vedono. C'è un board placement automatico, però più di due non ci stanno, quindi il sistema adesso magari lo facciamo a mano, perché nel 100% non riusciamo a farcene stare tra, vediamo. Questo qui lo giriamo. E di questo qui ne aggiungiamo uno. Questo faccio add. Ok, riusciamo a farcene stare due di questi e uno di questi. Vabbè, o due di questi qui o due di quelli, non importa. Questo qui magari lo mettiamo sul bordo così, ne lasciamo un po' di spazio sopra. Ho messo di voler usare un 100% e poi piazziamo, facendo tasto destro, i black tab. Li mettiamo. Qui purtroppo non c'è lo zoom per ingrandire. L'autore dice che non è riuscito ancora a implementarlo. Quindi questo qui lo mettiamo qui. Di questi qui ne possiamo mettere quanti ne vogliamo, di questi rinforzi. C'è anche un sistema automatico, cancella tutto. Credit, ecco qui. Quindi sono i forellini, più qui ci sarà la fresa e qui andrà fatto lo scoring. A noi adesso ci interessa mettere i tre Gerber su lo stesso circuito e salvarlo. Adesso perché sono troppo grossi, dopo magari proviamo con uno più piccolo. A questo punto si fa File, Export, Merge Gerber, bisogna dirgli dove. Mettiamoli in una cartella, se no li panda in giro i file. Ci vuole un attimino. Adesso stoppo il video, poi lo riprendo. Ci sta impiegando parecchio tempo. Ecco, ha terminato. Lui genera anche due PNG di come vengono i circuiti, sia lato componenti che lato saldatura. Poi se andiamo nella cartella che gli abbiamo detto, troviamo dentro i file Gerber. Volendo c'è un visualizzatore, che è questo viewer qui. Gerber viewer non è il massimo. Bisogna prendere i file, trascinarli dentro. Questo è il top, questo è il bottom. Come visualizzatore c'è questo qui che è open source, si chiama, che è anche questo gratuito, Gerber V si chiama. E facciamo la stessa prova con un circuitino molto piccolo e lo pannellizziamo con più circuiti. Quindi apriamo sempre il nostro Gerber Panelizer, File, New, quindi preferenze, magari lo facciamo più piccolo. 30x30 perché il circuito è molto piccolo. View it, bisogna prendere il file, l'ho chiamato piccolo, tirarlo dentro. È giusto per farti vedere l'autopiazzamento. Adesso è solo uno, ok. Quindi vado qui e faccio add. Ok, due. Qui posso aggiungere quante ne voglio. Sicuramente li mette sovrapposti. Se faccio così, sono due tipi di piazzamenti. Se faccio così, mi crea tutti. Ho fatto anche un po' di casino perché il circuito è troppo piccolo. Però si può andare a editare, dire che il raggio è così, quindi li fa più piccoli. Qui vuole la virgola e non il punto. 2,5. Per toglierli si fa delete. Ok, si possono mettere anche attaccati per poter fare lo scoring, però qui se non sono di misura giusta bisogna togliere lo snap e non si riesce a mettere più vicini più di tanto. Lo si può fare sempre in automatico, dandogli magari lo spazio 2, ok, va bene, così magari ne aggiungo altri 2, poi li centro, mettendo lo snap a 1 mm. Può fare una cosa del genere. Poi aggiungere un automatico. Di qui non lo metto perché sono troppo vicini. Anche qui non lo metto perché sono troppo vicini. Comunque il concetto è questo. Dopo si girano i Gerber, qua fai Export Gerber e lui crea un Gerber unico con tutta questa pannellizzazione. Se invece usate EasyEDA, questa cosa qui la fa in automatico. Sia EasyEDA Pro, che mi sembra anche l'EasyEDA standard,
dovrebbe essere panelizzazione qua. Si può fare all VCAT, gli si può dire quante colonne, ad esempio 4 colonne, 4 righe, se si vuole bordo o meno. Dico di sì, voglio un bordo da 6 mm top e bottom, se voglio fuori, facendo così ho già tutto fatto. Il disegno rimane solo su uno, perché poi ci pensa il costruttore a spostarli. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Questi rimangono liberi. Questi qui sono i fiducial marker e questi qui sono i fori. Qui c'è scritto dove hanno fatto i V-cut. Lo spazio dalla riga alla colonna, se io gli dico 0 e 0, me li fa attaccati. A noi ad esempio ci interessa una cosa così per risparmiare sulla costruzione, così tutti attaccati e dobbiamo stare nel 100% per risparmiare. Su JLC PCB sotto il 100% si ha il risparmio, quindi stando sotto il 100% si riempie il tutto. Loro fanno 5 PCB, 5 per moltiplicati per questi. Se ad esempio questo qui ci sta nel nostro 100%, sono 4x4, 16 per 5, fate voi il conto. Un altro metodo di panelizzazione è lo stamp all, quindi mettiamo 4 ad esempio 4, lo spazio tra le righe e lo spazio tra le colonne. Lasciamo quello di default, se vogliamo i bordi, diciamo sì, vediamo cosa fa. Eccolo qui, in pratica crea gli spazi per la fresata e i forellini per spaccare il PCB. Nella versione Pro è la stessa cosa, se hai bisogno di qualche approfondimento scrivimelo nei commenti. Questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!